Dobbiamo uscire da quello stereotipo della riviera oscura e sballata del divertimentificio perché nel frattempo, negli anni 2000, avevamo cominciato un grande riscatto. I parchi tematici, le città che cambiavano, il divertimento che stava uscendo appunto anche da noi, dalle discoteche, avevamo bisogno di un grande strumento per raccontare il nostro nuovo cambiamento. L'abbiamo trovato, l'abbiamo costruito, l'abbiamo voluto, l'abbiamo anche studiato. Abbiamo visto cosa succedeva in giro per l'Europa, la Notte Bianca, la Nuit Blanche della Nuova a Parigi, e abbiamo deciso di fare un grande evento di sistema come strumento di racconto della nostra identità e del nostro cambiamento. È così che sono passati 14 anni. Abbiamo capito che non bastava essere dei bravi solisti, ma dovevamo essere un'orchestra dentro il cambiamento, e ci siamo, come dire, buttati con forza in questo grande evento, che non è detto appunto che potesse rimanere nel tempo. Sapete poi che tempi stiamo vivendo, basta guardare i grandi contest, i grandi festival, ne saltano parecchi ogni anno. E poi diceva Andrea Corsini, oggi siamo qua, e siamo qua con dei numeri che parlano, che si affermano: 400 eventi su tutta la Riviera, 140 artisti, 130 km di costa, 16 località, comuni coinvolti, 1 milione di piadine che vengono mangiate. Questo già ti dà anche un po' l'idea di cosa succede. Gente che esce per strada e che ha un ciappo rosa in testa, e questo è per dire che in quel momento ognuno di noi porta un messaggio, che è quello di disponibilità all'altro e non di lontananza. È ora di cambiare. È ora di cambiare anche noi stessi, lo diceva Andrea Corsini, persino il Censis ci parla di una società incattivita e impaurita, e noi abbiamo deciso di non aver paura della paura. Crediamo che sia un grande messaggio. Non aver paura della paura vuol dire, di nuovo, in un come dire, mondo che tende di fronte ai cambiamenti e alle paure a chiudersi, noi ci riapriamo. Ci riapriamo e mettiamo in gioco di nuovo questo grande sistema dell'ospitalità, proponendo anche un claim che sta dentro questi tempi. Sono passati 30 anni dalla caduta del muro, nell'89 cade il muro, poi c'è, ognuno di noi ha delle fotografie plastiche in testa, no? Il ragazzo con la borsa di plastica che ferma il carro armato a Tiananmen, il muro, c'è un tipo che va al CERN in Svizzera e dice: avrei inventato una cosa, si chiama www. Lo prendono un po' per matto. 30 anni dopo siamo guidati dall'algoritmo. E qui dentro si dice cosa dobbiamo comprare, cosa dobbiamo. Allora abbiamo pensato di stare dentro questo grande cambiamento, e il 2019 racconta che siamo di fronte ad un'altra rivoluzione. Non c'è bisogno che facciamo dei trattati di sociologia, però dal global warming al climate changing, quello che sta succedendo anche per quanto riguarda la presa di coscienza delle nuove generazioni, da Greta Thunberg al Fridays for Future, al tema che noi con questa notte rosa rivoluzioniamo anche la nostra traiettoria, il nostro prodotto turistico in senso sostenibile. Stiamo investendo in modo straordinario per la difesa del nostro mare, dall'erosione all'innalzamento delle acque alla depurazione. Abbiamo bisogno di raccontarlo, pensate, anche mentre ci divertiamo, abbiamo bisogno di dire che noi stiamo rivoluzionando questo territorio, per cui siamo la prima destinazione che ha deciso, guardate che ci sono un po' di casini quando fai queste cose qui, di essere plastic free. Immaginate i numeri che vi ho detto prima e quanta plastica è legata a quei numeri. Grazie per avermi invitato. Io sono un po' un estraneo, anche se molto operativo sul vostro territorio, però questo ruolo polivalente a me piace molto perché mi permette di avere, come dire, uno sguardo interno ed esterno contemporaneamente. Credo sia anche utile non soltanto a noi, ma anche alle persone con le quali mi interfaccio, che sono poi le varie amministrazioni, i vari imprenditori. No, volevo porre l'accento prima sul fatto che questa sia la 14ª Notte Rosa, per due o tre motivi. Quando la Notte Rosa è nata, come diceva Andrea, era il momento delle notti bianche, che erano molto in voga, in tutta Europa e specialmente in tutta Italia. Di quelle notti bianche non ne è rimasta quasi più nessuna, non se ne parla quasi più, ce ne sono ma hanno molta meno visibilità. Il fatto che la Notte Rosa sia sopravvissuta e che goda ottima salute, secondo me, è un grande significato, e questo significato va cercato proprio nella capacità di reinventarsi, che è tipica di questa zona d'Italia, che
che è come se fosse una piccola repubblica della Repubblica, e dal punto di vista del turismo ha sempre fatto e ha quasi il dovere di continuare a fare un po' da apripista. Quindi è interessante questa sopravvivenza e questa continua crescita. Avendo un figlio che ha 14 anni, quasi 15, il numero 14 io lo vivo come uno spartiacque abbastanza lento, no? È l'età in cui si passa dalle medie alle scuole superiori. E questo potrebbe portare anche a una riflessione sulla stessa Notte Rosa, che in questi 14 anni si è cresciuta, si è allargata anche alle regioni limitrofe, ha cominciato ad offrire spettacoli anche vari, però forse avrebbe bisogno di un upgrade dal punto di vista proprio culturale, dal punto di vista della proposta, dell'unità intendo, della proposta, che ok sì, è una serie di eventi spettacolari, colorati di rosa, ma forse è arrivato il momento di pensare ancora un po' più in grande o quantomeno in una maniera più contemporanea, ecco, perché poi i tempi cambiano. E qui scatta la rivoluzione, perché secondo me il concetto di Notte Rosa dovrebbe essere allargato a tutta l'estate. Adesso Notte Rosa evidentemente è come dire Capodanno, è come dire Ferragosto, è una sigla che identifica un giorno o un fine settimana. Però il concetto di Notte Rosa è un concetto che la Riviera dovrebbe capire, che dovrebbe mettersi addosso come un grande telo per tutta la stagione estiva, e non soltanto, è una stagione che si va tra l'altro sempre più allungando, no? Una volta cominciava a metà di luglio, adesso per fortuna tempo permettendo, forse non comincerà mai, ma forse questo è anche il weekend decisivo, insomma.